venerdì dal sindaco ci porta oggi a Viù, un comune delle Valli di Lanzo di circa 1000 abitanti che diventano 8000 d'estate, una antica vocazione turistica cominciata a metà dell'Ottocento con la costruzione della prima strada carrozzabile della zona che portò a Viù molti personaggi illustri, da Massimo D'Azeglio a Vincenzo Gioberti, da Guido Gozzano a Eleonora Duse. Delle prospettive turistiche dell'oggi a Viù e di molte altre cose siamo andati a parlare con il sindaco Daniela Mairano. Tra le attrazioni turistiche di Viù ci sono diverse ville storiche, forse la più significativa è la Villa Franchetti. La Villa Franchetti è sicuramente la più celebre delle ville d'epoca, è appartenuta al barone Raimondo Franchetti e alla baronessa Sara Luisa Rothschild. Si trova in una posizione centrale rispetto a Viù, ha subito negli anni 90 un restauro molto interessante che l'ha riportata all'antico splendore. Ci sono finanziamenti pubblici a sostegno del turismo locale? Sì, ci sono delle misure di intervento di carattere regionale, ma nel frattempo si sono anche dati da fare molti operatori. Il tipo di ospitalità che si offre prevalentemente è quella di bed and breakfast, ospitalità turistica, qualche agriturismo e un rifugio escursionistico al Col dell'Is. Quali sono le proposte culturali che Viù offre al pubblico? C'è una filarmonica che ha all'attivo anni di lavoro, un gruppo folcloristico, la biblioteca è particolarmente attiva e poi ci sono delle attività culturali ma anche sociali di supporto alle famiglie. A quali attività economiche può dedicarsi chi ha in mente di trasferirsi a Viù? Noi facciamo parte della strategia nazionale aree interne che apporterà al territorio una serie di migliorie sotto il profilo dei servizi, sanità, trasporti, scuola, ma anche sotto il profilo delle attività economiche tout court. Importante valorizzare la filiera del legno, riprendere le attività agricole ma con uno spirito nuovo e una mentalità nuova, in particolare settore lattiero caseario, consorzio della Toma di Lanzo che raduna tutti i produttori che intendono aderire a un certo disciplinare. Il turismo, noi abbiamo avuto anche in quest'ultimo anno una rivitalizzazione del commercio, ci sono alcuni laboratori artigianali, soprattutto del legno, molto interessanti e poi ovviamente chi viene a stabilirsi qui è possibile che faccia anche del lavoro a distanza. È importante l'adesione di Viù all'Unione Montana Alpigraie? L'Unione è attiva su molti fronti, abbiamo vinto recentemente un importante bando sulla filiera del legno sul quale stiamo lavorando, attiviamo iniziative turistiche, in capo all'Unione anche il rifacimento dello ski lift di Punta Lancia ad Usseglio. È un meccanismo molto complesso che richiede attenzione, che richiede anche diplomazia nel rapporto tra i singoli comuni che erano abituati a camminare da soli ed ora si ritrovano a doversi confrontare con una realtà comune e questa realtà comune evidentemente deve portare avanti gli interessi di tutti. Viù aderisce al progetto di tutela e valorizzazione del Franco Provenzale promosso dalla città metropolitana. Quali attività vengono svolte? Allora, noi siamo legati a Ciambradò che tutti gli anni presentiamo il progetto sulla 482. Ci sono attività nelle scuole, ma ci sono anche attività di valorizzazione della cultura franco-provenzale attraverso gruppi di spettacolo che animano momenti particolari delle nostre feste, ad esempio. Un saluto in franco provenzale per i nostri spettatori. Buongiorno a tutti, scrien e parlen a nostra maniera.